E a proposito di persone conosciute belle, ne abbiamo due ad esempio qui. Ciao, benvenuti. Ciao. No, in realtà conosciuto e bello è solo sono solo mediamente conosciuto, quindi è con noi lo speaker di Radio Bruno, ormai ufficiale, Filippo Neviani, al suo debutto qualche mese fa. E poi abbiamo con noi anche Max Pezzali, che è il personaggio da me intervistato. Sì, no, perché abbiamo pensato, Barbara, che io me ne vado e poi Nek intervisterà Max, ok? Vabbè, perché Nek ormai è un professionista. Io ho partecipato anche solo telefonicamente alla tua trasmissione ed eri veramente bravissimo. E poi ne manca uno per il momento, non sappiamo se arriva o no. Noi ma sono noi gli avvisaglie di uno scioglimento. No, no, possiamo aprire un'intervista con una cosa. Lui è già all'Unipol Arena davanti a un bicchiere di vino che ci sta aspettando. No, dovrebbe essere di strada, ma insomma. Vabbè, noi aspettiamo bene, anche perché c'è il tempo giusto adesso per un notiziario che arriverà fra poco. E poi finalmente Max Neckerenga saranno con noi per una mezz'oretta, facciamo una bella chiacchierata, poi li lasciamo andare a Bologna perché questa sera c'è il concerto all'Unipol Arena. Alla grande. Ci risentiamo fra pochissimo. A dopo. Quante dirette, anche la diretta Facebook in questo momento. Salutiamo anche i nostri amici che ci seguono ovviamente su Facebook, che ci segue via radio, che ci segue anche in TV sui nostri canali digitali terrestri 256-683. Abbiamo finalmente Max, Neck e Francesco, ma non lo vedete? No. Esatto. Ma mi preoccupate, ragazzi. Francesco è lì dietro. Sta provando una nuova tuta che è meravigliosa. Ha detto che non può parlare perché sennò si capirebbe che è lui. Cioè. E quindi esattamente non può parlare. No, vabbè, dai, non c'è. No, non c'è perché voi sapete che insomma Francesco fa The Voice. Quindi sì. Purtroppo ha avuto una registrazione del programma che si è protratta oltre misura e non ce la farà ad arrivare. È in strada e non ce la farà ad arrivare in tempo. Ma ce la farà stasera. Ma stasera sarà con noi. Questa sera Unipol Arena di Bologna si recupera insomma la data che era stata spostata perché c'era il maltempo a febbraio, giusto? E quindi avevate detto che per neve e oggi siamo passati dalla neve alla manica corta così proprio. Che passaggio, che eravamo indecisi se rimandare perché c'era troppo caldo. Farla verso settembre. Esatto, che c'è un po' più freschino. Ragazzi, è una collaborazione partita quasi per gioco che poi sta diventando una cosa seria. Noi ci siamo chiesti, e se lo sono chiesti anche tanti ascoltatori e tanti vostri fan, se avete pensato a dare un nome al vostro gruppo. Ma sì, c'eravamo. Avevamo pensato. Cavoli. Manere. Forse. Sì, esatto, manere. Poteva forse essere manere. O rimane, ma vabbè, qualcosa. O rimane. Sì, però appunto utilizzando le prime lettere. Però in effetti. O Firema. Firema. Mi ricordo, sì, beh, tutta sta roba qua. Sì. Comunque, ragazzi, i nostri ascoltatori hanno proposto Remanek, poi Firemax, scritto Firemax, carino anche questo. Firemax, forse. Innepenga. Sembrate dei supereroi, però. Innepenga. Sembra il locale di Milano degli anni '80. Sembra un locale. Andiamo a ballare Innepenga. C'è il Nepenta a Milano. Esatto, c'è il Nepenta. E però Firmax è anche. C'era qualcosa. Firmax. Sì. Potremmo essere, perché viene bene, è tipo un'azienda di logistica, anche di trasporti. Sai, ma è arrivato il furgone della Firmax. Sì, bellissimo. Un po' come la FedEx su queste cose. Sì, roba lì. Senti, facciamo Max, la canzone di Neck che avresti voluto scrivere tu. Ce ne sono tantissime, però tra le recenti quella che mi esalta di più è Fatti Avanti Amore. Guarda, tanto ti dico che non è una domandona di quelle... No, eh? Sai quante volte ce l'hanno chiesto? Immagino. Cioè, allucinate, no, sto scherzando. Nel momento stesso in cui io ti dico una canzone... Poi mi pento. Ne hai già in mente un'altra? Ne ho già in mente un'altra, perché tanto potrei dirti Nessun Rimpianto, potrei dirti Hanno ucciso l'uomo ragno, sono canzoni che io canto con lui, tra l'altro. Vai. Però no, è quello che anche per me, però, cioè io ho risposto quella che mi viene più naturale. Beh, certo, adesso. Certo. Però certo, quando le canti, ogni sera cambia, perché in base al feeling del momento, cioè io realmente cantando le canzoni sue e ascoltandole, perché poi anche quando uno non è sul palco fisicamente, nelle cuffie, anche fuori dal palco, sente tutto il concerto anche degli altri e ti rendi conto di quante cavolo di belle canzoni abbia fatto Filippo. Ma come del resto
ha fatto anche Francesco Rega, quindi non parliamo di te. Sono una sequenza una dopo l'altra di hit che dici cacchio, anche se ti dico Fatti Avanti Amore, poi comunque che ne so, almeno stavolta, poi nel momento in cui parte io comincio a saltare sul posto sì. Anche prima di cantare, cioè ogni canzone ti esalta a modo suo, quindi sarebbe forse ingiusto, uno la dice, però poi di serata in serata può cambiare questa... Esatto, perché c'è la caratteristica di questa nostra unione che ovviamente ognuno di noi canta più volentieri le canzoni dell'altro, sì. Un po' per abitudine a cantare le proprie canzoni, ma anche per la, come posso dire, il mondo sonoro, la diversità, l'originalità, no? Perché in tre magari io e lui facciamo delle armonie, Francesco canta in una sua tonalità e noi abbelliamo in un certo modo, o Francesco e lui, o Francesco e il sottoscritto, insomma c'è un'amalgama che non è l'unisono. Esatto, sì, classico, sì, da coro, quasi insomma, sì, da spiaggia, esatto. Chitarra e voce, cerchiamo di elaborare, o abbiamo cercato di elaborare prima di partire in tour, una sorta di dinamismo che, sì, portiamo sui nostri, su tutto il nostro repertorio. E quando Max dice poi dico almeno stavolta, o io hanno ucciso l'uomo ragno più un'altra canzone, è che proprio cantiamo più volentieri le canzoni dell'altro perché le sentiamo nostre. È vero, è vero. Allora ne sentiamo una di un altro che oggi, vai, insomma non è qui con noi, ci sarà questa sera, Max Neck e Renga insieme, Il mio giorno più bello nel mondo. Filippo Neviani, Neck e Max Pezzali con noi, Francesco Renga invece con noi solamente con lo cuore, spirito, con esatto, lo spirito. Esatto. Oh, avete dichiarato. Avete ammazzato praticamente. Lo ricorderemo. Lo ricorderemo. Ti ricorderemo così. No, lo ritroverete questa sera all'Unico, certo, all'Arena. Amate molto la discografia l'una dell'altro, l'uno dell'altro, e adesso vogliamo vedere quanto la conoscete. Hai... perché attenzione, attenzione, abbiamo un quiz per voi. Dovete riconoscere Quizzone. Queste tre canzoni. Angeli nel ghetto. Ok, vai. Questa di Francesco, eh. Ah. Beh. Questa non me la ricordo nemmeno io. No. No, non me la ricordo. Vabbè, succede. Innamorare tanto. Oh, sì, no, la faccio dagli anni 80. Quella di Fra cos'era? Allora, quella di Francesco Renga era A Fogo Baby. A Fogo Baby. Penso sia la prima che ha fatto da solo. Sì, sì, una delle primissime, esatto, da solista. No, è la prima, no, vabbè, la riconosco. Tanto indietro non riesco. No, io ho avuto il culo di riuscire a identificare la mia. Esatto. Ma perché c'era il riff. Va bene, no, io la mia non stavo dimenticando addirittura di averla fatta. Io direi che possiamo fare il bis perché il tempo ce lo permette. Facciamo il secondo terzetto, sì, vai. Non è roba mia questa, no, Max. No, non ci spezziamo, no. Me la ricordo. Questa di Francesco. Niente. Filippo, niente, questa, niente, è la tua, eh? Ok, allora io direi il più bravo mi sembra che sia stato Filippo. No, vabbè, ma per no, puro aspetta, perché abbiamo il premio, lo vado a prendere, abbiamo il premio perché abbiamo il kit abbiamo fare il kit festa. Divertimento, ah, per fare festa stasera sulla tromba, cioè, senza queste sono sensi. Il rumore delle mie articolazioni quando ho finito. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, okay, con Max Pezzali e Neck. Noi intanto facciamo festa, vai. Fatti Avanti Amore, Max Neck e Renga su Radio Bruno. Intanto Max, ci mettiamo un attimo da parte perché è arrivato un messaggio. Che meraviglia, vi sto guardando, siete belli. Chiaramente è per Barbara e Filippo. Assolutamente, no, ma noi possiamo andare al bar tranquillamente alle macchinette. Va bene, perché allora vogliono sentirsi dire invece che No, non è vero. Ma figura, sì, è vero invece. Vabbè, no, 3-4-8-2-5-5-9-9-9-9. Un problema tricologico, peraltro, cioè nel senso che beh, sì, guarda, io non ho il capolino. Però secondo le statistiche siete i più intelligenti. Vero, vero, ho letto anch'io questa cosa qua. Perché raffredda meglio. C'è una si riscaldano. Senti, tra amici, quando si passa molto tempo insieme, lo fate sicuramente, insomma, tu, Max, Filippo, insieme anche a Francesco, ci scappa magari anche qualche scherzo. Volevamo sapere chi è il più burlone e chi è il più permaloso. Ma in realtà non ci facciamo gli scherzi a vicenda. Si creano delle situazioni comiche, a volte tragicomiche, perché si è creata una complicità tale tra di noi
che è sufficiente guardare l'altro sul palco mentre è successa una cosa e tutti capiamo che quell'altro sta per scoppiare a ridere per quella cosa che è successa e non riusciamo, dobbiamo guardare ognuno da una parte questo diversa. Succede sul palco. Sul palco. Sul palco, questo che è drammatico perché sì. Io l'altra sera non riuscivo ad andare avanti, sì, due sere fa non riuscivo ad andare avanti sul suo pezzo in tempo che ha un secondo me una reminiscenza di tipo cioè ballata russa, insomma. Sì, tipo Casaccio, lì come si chiama? Allora io mi sono messo a fare il cosacco. Esatto. Quindi la prima volta che è successo lui la prima volta sono morto. Collassato. Adesso c'è lo sciatore. Così. La prima volta che ha fatto lo sciatore che era appunto due sere fa, cioè io non me l'aspettavo, mi sono voltato e ho detto no, non ce la faccio andare avanti, ho detto devo scendere. Cioè non riusciva a venirmi la strofa, si è fermato. Mi veniva la strofa dopo, perché non poi a volte succede che un po' presi dall'emozione, un po' presi dal divertimento, noi abbiamo un gobbo davanti perché non riusciamo a ricordarci tutti i pezzi esattamente. E allora Francesco e il sottoscritto anche più delle volte sbagliamo e delle volte, per esempio su Fatti Avanti Amore, Francesco salutava, poi non ha visto che c'era la sua parte o è arrivato in corsa e non ha cantato quello che era abbandonare passi così, cioè, e lì ti puoi figurare. Cioè, lì devi tenerti e dire no, ci pensavo. Io non ci sono pensavo. Dovuto andare in bagno, mi sono pisciato addosso. Voi sapete che da questa sera in poi, ogni concerto sarete ancora più sotto osservazione perché il pubblico vorrà cogliere questi momenti. È il valore aggiunto. Che la gente rida perché cioè, vedevo quelli delle prefili che diciamo, sì, è il valore aggiunto. Sì, questo. Sì. Ragazzi, tutta questa simpatia, tutto questo affiatamento, non avete pensato di portarlo anche in uno show televisivo? Perché noi vi vedremmo veramente benissimo. Diciamo che siamo apertissimi a questa cosa. C'era stato anche ventilata la possibilità. Poi adesso chiaramente i palinsesti sono chiusi. Insomma, cioè, con la televisione è sempre un problema. Però noi siamo aperti a tutto. Sì, diciamo che stiamo un po' pensando a quale può essere la formula. Quindi non abbiamo accantonato definitivamente l'idea. Però se ci sono buone possibilità perché si possa fare qualcosa che può innanzitutto piacere alla gente, siamo i primi ad alzare la mano e a essere disponibili. Voi state continuando ancora a fare il conteggio dei passi che facevate? Certo. Sì. Quanto siamo? Chi è che sta vincendo? Un po' Francesco. Ah, siete lì. Io il problema è che sono tipo al 30% massimo di quello che fanno loro. Cioè no, la metà, neanche la metà. Cioè io faccio un terzo di quello che fanno loro. Quindi adesso dovrò migliorare la soluzione. Per esempio a Jesolo, che è stata la prima data, era a 30 passi. Sì, era. Adesso è un centinaio, 200. Sì, esatto, io praticamente striscio, cioè nel senso o è sulla sedia a rotelle, no, non si muove oppure o tipo dei pattini, perché non riesco a capire come si possono fare così pochi passi. Quindi adesso o è un problema tecnico, però adesso sto cercando di risolvere, stasera però, me la faccio avanti indietro. Pochi passi per un uomo, ma tanti passi per l'umanità. Ah, ragazzi, è partito tutto con una canzone, poi è arrivato il tour, poi è arrivato l'album, si va sempre più avanti, adesso si pensa anche a passare l'estate insieme, giusto? Sì. Ci sono già delle cose all'aria aperta. Saranno sei eventi importanti, mi riferisco per esempio al Festival di Lucca, mi riferisco a Codroipo, a Villa Manin, a Barolo. Il 30 giugno siamo a Barolo, che è un bellissimo festival, Agri Rock si chiama, bellissimo, io sono stato diversi anni fa per altre situazioni ed è un'atmosfera meravigliosa. Poi abbiamo Locarno in Svizzera, abbiamo Cosenza, Soverato, fanno un grosso festival dove ci saranno molti ospiti, tra i quali anche noi per una serata. Ci sono, credo di aver, insomma, dovrebbero essere sei eventi particolari. E poi il 28 aprile, ricordiamo, c'è l'Arena di Verona, che è una bella, un bel punto d'arrivo. È sempre un posto meraviglioso. Mandiamo un bacio a tutte le persone che stanno scrivendo, che vi mandano baci, fra tutte. Non riusciamo a leggere niente. Come mai? È tutto eclissato. Arriva il tecnico, scusa, vai. No, perché così magari rispondiamo a qualcosa, forse va solo acceso il monitor. Esatto. Ragazzi, comunque, a proposito di date estive, noi facciamo 5 spettacoli, lo sapete, in Radio Bruno Estate. Quando volete passare da noi siete sempre benvenuti. Grazie, molto volentieri.
E ciao, poi saluto, se, ciao, saluto Max, Francesco, dimmi. No, volevo dire, se Max volesse ripetere quello che tu hai già fatto egregiamente, venire a fare il DJ per una sera qui a Radio Bruno, sarebbe divertentissimo. Guarda, ma detto, hai carta bianca sulla musica, scegli tutto tu, fai tutto tu. Rifacciamo l'inferno. Molto molto volentieri. Va bene, noi vi ringraziamo, vi lasciamo andare in quel di Bologna dove vi aspetta l'Unipol Arena e anche Francesco Renga, che nel frattempo speriamo che sia arrivato. E, Perenek anche. Ma Perenek, un altro suggerimento. Perenek, non vorrei fosse anche di droga, magari. No, Perenek. Ovviamente ci vediamo stasera. Conferma l'inizio del concerto alle ore 21. Confermiamo alle ore 21. 21 precise. Inizio Svizzera. Quale canzone dall'altro potrebbe essere la vostra canzone? Dall'altro? Dell'altro. Non riesco più a leggere. No, io ma perché non ci vedo. No, io... Quale canzone? Ma non c'è più. Quale canzone dell'altro potrebbe essere la vostra canzone d'amore? La vostra canzone d'amore che condividere, da condividere? No, non ci leggo. Con la vostra compagna. Con la vostra compagna. Dai, io. Come mai, dai? Sì, punto. Come mai? Io, ce ne sono tante tue, le condividerei tutte, dai, sono tutti pezzi d'amore. Fatti avanti, amore. Fatti avanti, amore. Esatto, perché è bella, cioè, invece di andare sulla ballad classica, esatto, sì, sul pezzo rock d'amore, dai, giusto. Fatti avanti, amore. Fatti avanti, porca miseria. Va bene, dai, vi lasciamo, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Chiudiamo con Strada Facendo. Ma noi continuiamo a fare delle chiacchiere intanto. Ciao, ragazzi, a presto. Ciao. Ciao. Ciao.